C'è un cibo che ogni donna al mondo dovrebbe consumare tutti i giorni. Dalla ragazza di 20 anni che ha problemi mestruali, alla donna di 40 anni che potrebbe soffrire di cancro alla mammella, alla donna di 50 anni che entra in menopausa e inizia a soffrire di scalmare, di perdita di memoria, di difficoltà anche ad avere relazioni sessuali, fino alla donna di 70-80 anni che ha paura di soffrire di osteoporosi. Bene, questo cibo che tutte le donne dovrebbero mangiare, questo super cibo, ce l'ho qui davanti a me, è la soia. Fermati però, lasciami spiegare. Prima di andare via, un pollice in su, iscriviti al canale, mi raccomando. Ma permettimi di dirti come mai la soia è così importante per te, così che quando sarai con le tue amiche riuscirai a spiegargli tutti i motivi per cui la soia è necessaria, per cui devono iniziare a mangiare questi prodotti, e saprai anche dare delle giustificazioni a chi ti vede avere un cambiamento nella tua vita, nella tua salute. Alma Fisio, curare, non trattare. Qui davanti a me abbiamo diverse proposte di cibi contenenti soia. Ci sono i semi di soia verde, perfetti per la germinazione. Questo è proprio il seme germinato, vedete, c'è la parte verde che poi ha preso forma e dovrebbe diventare una vera e propria pianta, ma noi la mangiamo quando è germinata. Poi c'è la famosa bevanda di soia che puoi trovare già pronta nei supermercati. Il tofu, questo alimento che spesso viene sostituito nelle diete vegane alla carne o al formaggio. E per finire anche la salsa di soia per il condimento. Sono proposte diverse di un alimento che dovrebbe far parte della dieta di ogni donna, quotidianamente. Il beneficio di questa pianta non è semplicemente legato al fatto che è ricca di fibre e anche di proteine sane, ma soprattutto perché al suo interno ha queste sostanze particolari, gli isoflavoni, che sono dei fitoestrogeni, ovvero degli estrogeni simili a quelli che hai all'interno del tuo corpo che producono le tue ghiandole sessuali, ma che puoi invece introdurre anche con la dieta. Quando una donna entra in menopausa, vediamo un enorme calo dei suoi estrogeni. Tu pensa che c'è una decrescita di circa il 95%. Questo meccanismo porta a tante piccole conseguenze. Le scalmane, la perdita di memoria, la secchezza vaginale, la mancanza di libido e anche la fatica, la stanchezza e la perdita di minerali nella massa ossea. Perché allora c'è la menopausa? Perché allora la donna deve passare in questo calo improvviso dei suoi ormoni sessuali che sono così importanti per la sua salute? Nelle donne in menopausa, un alto livello di estrogeni nel sangue aumenta il rischio di sviluppare cancro alla mammella del doppio. Dall'altro lato però una carenza di questi ormoni porta alle conseguenze che tanto stai soffrendo durante la menopausa. Gli estrogeni nel sangue però non crollano completamente a zero durante la menopausa, perché abbiamo scoperto che ogni cellula all'interno del tuo organismo ha la capacità di produrre degli ormoni internamente. In particolar modo gli estrogeni sono prodotti dall'eccesso di tessuto adiposo, dall'eccesso di grasso. Per questo, in effetti, c'è una correlazione diretta tra un eccesso di peso, un sovrappeso nella donna e l'aumento del rischio di cancro sia alla mammella che all'utero. In un piccolo studio fatto su 6 donne cinesi nella fase pre-menopausa, darle un bicchiere di soia come questo in tutti i pasti ha portato a ridurre la quantità di estrogeni nel loro sangue di circa la metà. E il loro ciclo mestruale si è allungato da 29 giorni a 31 giorni, quindi circa un aumento del 10%. Può sembrare una cosa da poco, semplicemente 2 giorni in più nel ciclo mestruale, ma se pensi a tutta la progressione della tua vita, avere il 10% in meno di cicli mestruali può avere enormi benefici per la tua salute e per il tuo controllo e la tua armonia fisica. Se la causa dei sintomi della menopausa è una caduta dei livelli di estrogeni nel tuo sangue, la medicina classica rimedia a questo problema dandoti degli ormoni sotto forma di pillola, dandoti degli estrogeni orali.
In effetti, le donne che prendono queste terapie hanno una riduzione evidente dei loro sintomi post-menopausa o durante la menopausa. E fin qui tutto bene. Qual è però il problema? Che prendere una terapia ormonale aumenta enormemente il rischio per una donna di soffrire di cancro, di attacco cardiaco, di ictus ischemico e di trombosi venosa profonda. Da una parte, quindi, gli estrogeni ti fanno bene perché riducono i tuoi sintomi della menopausa. Dall'altra, ti danno altri rischi e aumentano la possibilità che tu possa morire di cancro o di trombosi venosa profonda o ictus ischemico. Cosa puoi fare, allora, per risolvere questi problemi? La risposta ce l'abbiamo proprio davanti ai nostri occhi. E ti racconto una curiosità. Tu pensa che le scalmane, queste famose problematiche che avvengono alla donna durante la menopausa o nella fase di transizione alla menopausa, sono presenti nell'80-85% delle donne europee e americane, ma solo nel 10-15% nelle donne giapponesi e cinesi. È quindi tutta un'invenzione della cultura occidentale? Sono le donne italiane che se lo inventano? No, questo non è vero. Anche se c'è da dire che in Giappone non esiste neanche una parola per definire le scalmane, proprio perché non sono effettivamente presenti e perché pochissime donne le conoscono. Il motivo? Che la loro dieta è ricca proprio di soia. In uno studio con più di 1000 donne giapponesi, si è andato a vedere che chi assumeva almeno 100 grammi di soia al giorno, attraverso il tofu, attraverso i semi di soia, attraverso il mitto o il miso, aveva una riduzione evidente e sostanziale dei problemi di scalmane e di sintomi post-menopausa rispetto invece a chi mangiava solo il 25 grammi al giorno della soia o di questi prodotti. Per capire se effettivamente è la soia a darci benefici, in uno studio giapponese si sono prese 1000 donne e per 3 mesi gli hanno dato una pillola contenente l'eccipiente, il principio attivo della soia. La percentuale di donne che ha avuto un'eliminazione o una riduzione marcata delle scalmane è partita dal 100% fino al 30% in soli 3 mesi. La quantità di scalmane in un mese che la donna percepisce è scesa da 120 di media fino a 12, quindi il 10%, semplicemente introducendo una pastiglia di soia nella loro dieta. L'assunzione di pillole però non nasconde il fatto che ci potrebbe essere un effetto placebo. E in effetti gli studi ci dimostrano che anche le persone che prendono la pillola senza il principio attivo, senza la soia, hanno una riduzione delle scalmane. Per fortuna però, una ricerca italiana fatta da Paola Albertazzi, Francesco Panzini, Gloria Bonaccorsi e Laura Zanotti sullo studio sull'effetto della supplementazione di soia per le scalmane ha dimostrato sì che l'effetto placebo esiste, ma che per chi prende la supplementazione con la soia ha dei risultati molto migliori. Sempre parlando di Eccellenza Italiana, un gruppo di ricercatori di Messina, Nunziata Morabito, Alessandra Crisafulli, Caterina Vergara e altre, hanno messo alla prova, hanno fatto una comparazione per vedere se la supplementazione con soia avesse gli stessi benefici di una terapia ormonale per quanto riguarda la perdita di massa ossea nelle donne nella terza età in fase di osteoporosi. Risultati parlano chiaro. Nel gruppo placebo c'è stata una perdita di densità ossea a livello lombare e di anca, mentre invece il gruppo che ha preso gli ormoni o anche la supplementazione con soia ha avuto gli stessi benefici, ha avuto un incremento della massa minerale ossea. Questa è un'ottima notizia perché questi ricercatori hanno dimostrato che la supplementazione con soia, mangiare questi prodotti che ho qui davanti a me, ha gli stessi benefici di prendere degli ormoni, senza però tutte quelle conseguenze negative di cui parlavamo all'inizio del video. Se vuoi quindi iniziare questo cambiamento positivo, sicuramente un salto il sabato in un ristorante giapponese a mangiare un po' di emadame non ti farà male. Magari comprati un libro di ricette giapponesi per imparare come si fa il miso, o semplicemente inizi ad andare in quei negozi macrobiotici, in quei negozi naturali, a comprare i semi di soia, a imparare come si fa la germinazione in casa. Ci sono dei video molto interessanti su YouTube che lo spiegano perfettamente. Magari aggiungere un po' di tofu
nella tua dieta invece del formaggio o della carne, bere la mattina del latte di soia. Ognuno di questi prodotti ha al suo interno diverse quantità di isoflavoni, che sono appunto quei principi attivi che ci interessano e che promuovono la tua salute. Devi quindi sapere che la vera parte, la parte più sana, è quella esterna, quella verde o quella bianca nel chicco di soia, quello classico. È quindi la parte più esterna la più sana. Ci sono in commercio tanti altri prodotti in cui questa soia, questi chicchi vengono raffinati, vengono idrolizzati, vengono ampliati, vengono trasformati in dei cereali che puoi mangiare la mattina a colazione. In questo caso però, come passa per il frumento, se gli elimini tutta la parte esterna, perdono completamente tutto il loro principio attivo e il motivo per cui sono salutari. Ed è questo infatti quello che succede anche con la salsa di soia. L'ho messa qui, ma in realtà il contenuto nella salsa di soia e degli isoflavoni è molto molto basso. Tu pensa tra l'1 e il 7 mg per 100 grammi. La quantità invece di isoflavoni che puoi trovare nel seme o nella germogliazione è tra i 60 e i 350 mg ogni 100 grammi. Per cui promuoviamo ancora una volta i cibi naturali, i cibi che partono dai semi, magari con una coltura, con una germinazione fatta in casa sotto i tuoi occhi, che sarà anche uno spunto per educare i tuoi nipoti, i tuoi bambini, e per insegnargli come si coltiva la salute in casa attraverso la cucina. Adesso la parola passa a te, vorrei tanto che mi raccontassi la tua esperienza, commenta qui sotto i problemi che hai avuto, le difficoltà che stai vivendo magari a livello di salute e se effettivamente introdurre nella tua dieta queste sostanze sta portando a un beneficio, sta portando a un cambiamento. Nota bene, prima di concludere, dobbiamo dirla tutta. Ci sono delle situazioni, ci sono delle persone che hanno un'allergia, un'intolleranza alla soia. La soia è infatti uno dei possibili allergeni, ma ha comunque una percentuale molto bassa, circa lo 0,5 rispetto al 100% della popolazione. Se dovesse essere il tuo caso, per cui inizia piano piano e vedi se hai delle reazioni. Se hai delle reazioni a livello di pelle, se hai la mancanza di respiro, se diventi tossa rossa, vai con calma, prova con cose semplici all'inizio. Se vedi che non è il tuo caso, puoi sicuramente mangiare questi prodotti fino a 100-150 grammi al giorno, non ti fanno male, ma anzi sono assolutamente consigliabili. Noi ci vediamo domani con un altro video, ciao e grazie!